Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vi presento il mio alleato insostituibile per organizzare le attività didattiche da fare in classe, per la gestione del registro di tutto il materiale più o meno che utilizzo durante la mia supplenza. Allora, diciamo che quello che vi farò vedere ovviamente è come mi organizzo io e vi mostrerò anche in questo video come faccio a scaricare guide didattiche gratuitamente in maniera legalissima e in questo modo evito anche di portare peso, dato che prendo i mezzi pubblici per andare a lavoro. Per me è importante non avere dietro dei tomi enormi, ma comunque portarmi tutto l'essenziale. Allora, ovviamente vi sto parlando di un metodo digitale, ovviamente ci sarà chi tra di voi preferirà l'analogico, le pagine da sfogliare, il quaderno da aprire su cui scrivere, va benissimo, ognuno si trova bene a modo proprio. Io personalmente ci sono alcune cose come le griglie di osservazione, che preferisco tenere cartacee e alcune osservazioni, eccetera, che scrivo a penna, ma per quanto riguarda i testi che utilizzo, le guide didattiche e varie attività, io sono assolutamente per il digitale, anche perché rappresenta, soprattutto per gli alunni con difficoltà, una fonte che attrae dal punto di vista della stimolazione sonora, della stimolazione visiva. Io ho iniziato a utilizzare, ve lo mostro perché sto parlando da 2 minuti senza avervelo fatto vedere, sto parlando dell'iPad. Se volete sapere che modello è, questo è l'iPad di sesta generazione, comprato nel 2019. Questa è la versione base da 16 giga. Difetto che è incredibile perché la memoria è piccola, ma comunque usandolo io soltanto per la scuola ci sta tutto, nel senso che non ho applicazioni superflue, non ho niente che vada al di là del registro, le note, l'applicazione per scannerizzare e poi i file che ci scarico dentro che dopo vi farò vedere. Io ho iniziato a utilizzare l'iPad per una questione pratica, nel senso che molto spesso con i bambini c'è bisogno di mostrare delle immagini che servono per specificare il significato di alcune parole, oppure non lo so, mi viene in mente una cosa a caso. Se stiamo parlando di un fiume e un bambino non sa che cos'è un fiume, o non sa che cos'è un vulcano, o non sa che cos'è una pianura alluvionale, c'è bisogno in maniera immediata dell'immagine. È vero che tutte le classi sono, quasi tutte, sono dotate di LIM, di schermo interattivo, chiamatelo come volete, ma spesso, avendo io avuto negli ultimi 3 anni supplenze su sostegno, magari mi ritrovavo a lavorare in angoli della scuola in cui non c'era connessione internet oppure non ero in classe. E quindi utilizzavo questo. Piano piano mi sono allargata, tra virgolette, l'ho utilizzato anche per l'università, scaricando l'applicazione che si chiama GoodNotes, che è questa. Aspettate. Ah, una cosa importante, io utilizzo l'Apple Pencil. Questa è quella di prima generazione, però secondo me è indispensabile per farne l'uso che sto per descrivervi. Comunque, l'applicazione che io utilizzo è questa qui, è GoodNotes, ed è serve praticamente per creare dei quaderni digitali. Serve per creare dei quaderni digitali che si possono appunto aprire. Io posso creare un quaderno a righe, un quaderno a quadretti, a seconda dell'impaginazione che mi serve di più, e lo posso utilizzare soprattutto anche come
lavagna, sempre, come dicevo prima, quando mi trovavo in giro per la scuola a lavorare nelle aulette e non c'era la lavagna, anziché fare sui foglietti, utilizzavo questa. Questo ha il vantaggio di avere tutti i colori del mondo a disposizione, avere a disposizione pennarelli, evidenziatori, poter cancellare, eccetera, eccetera, sempre in maniera ordinata. Quindi questa è l'applicazione che io utilizzo e la utilizzo come lavagna portatile per i bambini. Un'altra cosa interessante è che si possono creare delle forme a partire da un tratto, tra virgolette, imperfetto, vedete? Ho fatto, vabbè, più o meno un cerchio o un triangolo. Ok, questo per i bambini è importante. Dopodiché, aspettate, aiuto! Questo è il primo utilizzo che io faccio di GoodNotes. L'altro utilizzo è programmare proprio le attività qui dentro, simulando il quaderno dei bambini. Quindi il mio quaderno non è cartaceo, ma è qui. Ovviamente qui dentro ci sono le guide in digitale, quindi quelle che abbiamo adottato noi, vi faccio vedere. Noi abbiamo adottato questo per fare un albero, io lavoro in una prima e questo è il libro di testo di Chetem. Questa è la guida per l'insegnante, sono 400 pagine, vi lascio immaginare che cos'è cartacea e me la posso andare a sfogliare e inoltre posso anche far intervenire il bambino cioè nella compilazione, diciamo, degli esercizi. Adesso scusate, devo andare giù per farvi vedere meglio perché sono un sacco di pagine. Posso appunto far compilare le schede direttamente al bambino, vedete per esempio, questo che riguarda i contorni, può farlo direttamente sull'iPad. Dopodiché, io mi sono scaricata, e qui veniamo alla parte succulenta, mi sono scaricata altre guide digitali, sempre per i motivi di qui sopra. Ho scoperto un sito. E qui spiego come mai è legale, anzi è legalissimo. Ho scoperto un sito che adesso vi faccio vedere, nel quale le case editrici hanno messo a disposizione molti loro volumi. Ovviamente non sono gli ultimissimi usciti, ma sono comunque dei testi molto validi. Adesso vi faccio vedere. Le hanno messe a disposizione le case editrici nel periodo della didattica a distanza, quindi nel 2020, praticamente nel primo lockdown. E questi, appunto, questi testi sono rimasti pubblicati in formato PDF su questo sito. Adesso vi faccio vedere. Il sito in questione è questo, scolasticando.it. Andando nella sezione case editrici, vedete un cospicuo elenco. Cliccando su una casa editrice qualunque, mettiamo il caso Eli La Spiga, ok? Vedete? Ho tutto quello che c'è a disposizione rispetto a questa casa editrice. Ci sono case editrici che hanno pubblicato di più, case editrici che hanno pubblicato di meno. Chiaramente dipende anche dalle vostre esigenze. Io vi faccio vedere quello che ho scaricato io. Io ho un totale di 9 file. Vabbè, al di là della mia guida, cioè della guida del mio testo, ok? Poi ho questo qui che è di, devo vedere la casa editrice, scusate, di Lisciani, ok? Di Lisciani Editore. Questo è un testo che si chiama proprio Accoglienza e test d'ingresso per la classe prima, parte dall'impugnatura per poi arrivare alla scrittura, eccetera, ed è sono 200 pagine praticamente con tutti i concetti, prima il pregrafismo, i ritmi, poi i concetti topologici, insomma tutta la fase di avvio dell'anno in sostanza. Poi ho questo
che è di Edizioni Il Capitello, ok? È uno schedario che in realtà è per tutte e cinque le classi. Ma è interessante perché è diviso per argomenti, vedete? Unità accoglienza d'ingresso. Quindi abbiamo tutta una parte di... Ve le faccio vedere, non è tanto semplice farvele vedere. Comunque siamo sempre lì, linee e ritmi. Ok. Comunque sono 480 pagine, questo ci sono veramente per tutte le classi. Ed è una marea, una marea, una marea di roba. Stessa cosa, lo stesso schedario di matematica. Questo è ancora presto, però mi sono comunque preparata. Poi ho navigazioni di prima. Questo in realtà è un po' più tecnologia e anche un pochino di avviamento alla comprensione del testo. Poi c'è questo qui, benedetto chi l'ha inventato, lo Zanardi. Io questo l'ho già utilizzato, non di prima, ma per altre classi negli anni scorsi l'ho già utilizzato. Questo è quello di matematica o anche quello di italiano. Benedetto chi l'ha inventato, veramente. È un testo validissimo, secondo me. Poi il navigazioni, il testo navigazioni di italiano e matematica non l'ho scaricato. È un po' precoce adesso, secondo me. Poi ho questo qui. Non mi ricordo sinceramente che casa editrice è, anche questa. Ok, il capitello, ed è di storia per le prime sequenze temporali, però anche questo è presto. Insomma, senza perdere tempo a farvi vedere tutto, che secondo me riuscite a capire poco, insomma, con il fatto che devo girare. Ah, vi faccio vedere questo che è di Chetem, strategie per una didattica inclusiva a livello base. Partendo dalle vocali. Ok, è ancora presto. Però. Comunque, su questo sito, ripeto questo, trovate, date un'occhiata perché ci sono un sacco di guide, un sacco di risorse da scaricare e secondo me è molto, molto prezioso. Dopodiché, per che cosa utilizzo l'iPad? Per questo sito che è utilissimo secondo me, è straconosciuto, Wordwall, è un sito in cui ci sono dei giochini interattivi, fatti, ve li potete anche autocreare, diciamo, però ce ne sono tantissimi già pronti per tutte le classi, per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per le secondarie, per tutte le discipline, per tutti gli ambiti, concetti topologici. Io per esempio... vabbè, vedete i colori, le forme. Io qua stavo lavorando sul cerchio ed è carino perché vi faccio vedere come funziona. Devo cercare il cerchio. Ho anche il feedback sonoro. Ok, il bambino va avanti. Se il bambino sbaglia, ok, ha il feedback e associa il feedback sonoro. E ha la gratificazione alla fine perché quando è giusto invece appare la faccina che sorride. È molto carino. Secondo me è molto carino. Si può magari utilizzare a livello individuale per rafforzare alcune cose, magari quando i bambini sono stanchi e quindi verso la fine per ripassare. Si utilizza un'attività del genere in un lavoro uno a uno oppure in classe per ripassare prima di una verifica. L'anno scorso che lavoravo in una quarta lo utilizzavamo per storia, per ripassare gli Egizi, per ripassare i Greci, si può veramente, potete fare di tutto. Potete fare di tutto, è molto molto versatile. Secondo me Wordwall è uno dei siti migliori. Ce ne sono anche altri tipo learningup.it che funziona allo stesso modo, ma secondo me a livello di grafica è per bambini un po' più grandi. Invece Wordwall tende ad avere le immagini
ingrandite, colori belli, sgargianti, un pochino più accattivante e anche con feedback che si adattano a bambini più piccolini o magari a bambini con difficoltà. Valutate l'iPad, valutatelo veramente perché secondo me ha un sacco di potenzialità. Vabbè, magari non questo modello che adesso è un po' obsoleto, ma valutatelo. Lo so, si apre la polemica. Ma noi supplenti non abbiamo la carta docente. Lo so. Che vi devo dire? Non si può dire nulla. Una cosa però, anche se voi doveste essere tra quella ristretta cerchia di fortunati che beneficiano della carta docente, tenete presente che l'Apple Pencil non è inclusa tra le cose che si possono comprare con la carta docente. Quindi per l'Apple Pencil dovete necessariamente sborsare voi. Secondo me non ha molto senso utilizzare l'iPad senza qualcos'altro. Io utilizzo una penna perché mi viene comodo, ma per dire anche quando faccio le riunioni. Io prendo appunti con questo. No, non ha senso per me avere il quaderno degli appunti quando ho tutto qui. E magari posso scarabocchiare e poi non devo stare a cestinare carta a destra e a sinistra. L'unica cosa che ho cartacea e che voglio avere cartacea è l'agenda, perché non riesco ad averla in digitale. Ci ho provato, non riesco ad averla in digitale. Tutto il resto per me è noia. E niente. Spero di avervi detto tutto, ho parlato tantissimo.